Niente, leva improvvisatina, voglio giocare. Devo registrare. Devo fattura. No, fattura no. Guardate che bello il menù. Dopo aver battuto quel boss. Bello, ciotto. Aspetta, ragazzi, un po' il volume. L'avevo bestemmiato prima. Lo Stargazer dell'hotel fu progettato per testare la capacità di un tale dispositivo. Quando Antonio acquistò l'hotel, fu trascurato e trattato come una seccatura colma di ergo. E beh, ci siamo. Andiamo avanti. Guardate che bello. Qui c'era il re dei burattini. Abbiamo pistato come l'uva. E ce ne andiamo. Aspetta, prima però. C'è un vestito in più. Ah, che brutto. E chi sei? Ma Geppetto! I'm glad you're safe. I was so scared I would lose my precious son. It's risky for me just being out here. Fortunately, Ciao! you didn't need my help. Buonanotte! I'm so Tanto proud faccio un'oretta right now to see anch'io. my son defeat the king. Hopefully the lesser puppets will die down soon. Now that the king is dead, the puppets have no leader, no direction. But the curse of the petrification disease still lingers. It's tough, but I know where you should go now. The Grand La grande Exhibition. esposizione. Rumors say the alchemists there have developed a cure. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists, both their science and their motives. But they may be the city's last hope. Won't you help me, son? Take this. Che mi You'll dà? find it most useful. If it will help Antonia and the others, it's worth exploring. Go to the Grand Exhibition and see what you can find. Numero massimo di utilizzi delle celle impulso aumentato. Un'altra! Sono piena di celle impulso. Sono piena. Vabbè, andiamo avanti. Sentiero del Mercato della Carità, giornata piovosa. Ah, salve. Ti prego, non smettere, mi piace. Cos'era quel cane? Tristi sti burattini qua. Sono tutti tristi. Tutti tristi, tristi. Granata a grappolo. Ti prego, mi piace sta canzoncina, non la togliete! È carina! Oddio, dovrei andare a livellare,
What's going on? Ah. These look utterly down, depressed even. Perché? That's weird, right? Perché sono... È strano vederli così. Ciao Mattia! Mattia, mi dispiace che non c'è la parte del re dei burattini. Ma sono strani sti burattini, sono depressi. Forse andando avanti di lì ci perdiamo un oggetto di qua. Oh, infatti c'è tutte ste ampolle di purificazione. Un loot carinello. They're king dead, they seem lost. Then again, maybe warning him? Whatever's happening. It's like elbow joints from their tail sockets. I'm not even sure they can function without the king to guide them. Speriamo che non rimango bloccata. Comunque sì, abbiamo ucciso dei burattini, quindi sono persi. Sono burattini persi, depressi, tristi. Che tristezza vederli così. Preferivo quando erano cattivelli. Poverini, mi dispiace. Oh, purelli. Non c'è niente. Di sesto posto. Pezzo di ergo fioco. Non so se andare così tranquilla, Lo so, praticamente mi ha dato un vestito che sarebbe questo qui ed è molto brutto, devo dire, veramente brutto. Guarda che brutto che è. Poi mi ha dato un oggetto, una collana. Medaglione della dama. No, questa non è. Questa. Collana smarrita. Una collana che un tempo indossata dal re dei burattini. Vi sono incisi sopra degli scarabocchi di un ragazzo a Romeo, il tuo amico C. Il ragazzo che ce l'aveva con suo padre per non essersi minimamente interessato a lui. Forse in segno di protesta ed è della sua collana per il conseguimento degli studi al caro amico Romeo. Oh, ci sta. È plausibile. Vieni. Vabbè. Per le riparazioni urgenti, solita roba, no? Comunque mi ha dato quello e il nucleo, ovviamente. Il nucleo del burattino, però boh. È strano che sono tutti tristi così. Grande dentata. Qui ci sono tutti i burattini che piangono, porelli. Sentono persi.
lama della spada dell'orologio, impugnatura della spada dell'orologio. Fammi vedere com'è. Ah, forza motrice C. Però non sembra male. La vedremo più là. Tanto sapete che io vado avanti con lo spadone. Quindi GG. Faccio un'oretta, tanto per vedere com'è la nuova zona. Vediamo un po' com'è. Ah, comunque ho dato la mela a una persona che stava dentro la l'opera house, che è Adelina, che è la cantante, e mi ha dato, una volta sconfitto Re dei Burattini, sono tornata indietro nella sua stanza e mi ha dato un disco con la canzone quella lì. Quindi sono contenta. Vinile. Mi sbaglio sempre. Dici che c'è il prossimo mini boss? Sega circolare. Commento di Argo. Ah, risvegliate. Vabbè, sì. Però sarebbe più giusto dire vinile. Lorenzini Arcade. Ah, deve essere qui. Eh sì, la galleria Lorenzini. Deve essere qui che serve il vino per... Oh, cazzo. Ci sono gli infetti di nuovo. Comunque deve essere qui che tocca andare. E se qua è chiusa? E come entra uno? Ah, da qui. Oddio. Compra tutto ciò che desideri. La galleria Lorenzini, ok, perfetto. Lo sapevo. No, di nuovo queste. No, di nuovo queste, ragazze, no. Vabbè, solita gentaccia comunque. Guarda che emozione uno. Come te sbaglio. Che cazzo è quello? Che cazzo era quello? Frammento di Argo vivido. Cos'era quello? E siamo matti. Oppure i mostri nuovi ci metto. Stupidi, non si può far mica. Oh, lì c'è una shortcut. Ok, perfetto. Oddio, ma aspetta che esce qualcuno dai vetrine. Questa è decisamente parte di una mini boss fight. Poldo! Ciao, Poldo! Aspetta che mi metto qui. Ciao ragazzi, com'è andata la live? Che avete fatto di bello? Aspetta. Io mi sto facendo un'oretta straordinaria perché volevo andare avanti. Purtroppo ho fatto un boss off live, un tentativo è andato fin troppo bene. E ho detto, che fai? Ci rinunci? No. Perché poteva non capitarmi più quel pezzo di fortuna, diciamo. Com'è andata su Ark? A me funziona un po' male Ark, cioè consuma un sacco di processi.
sapevo. Lo sapevo. Vai. Ottimo. Madonna, mi stava per prendere. Noi stiamo andando avanti con Lies of P e mi sta piacendo tantissimo. Calcolando che io non... diciamo sono i miei primi souls. Ah, mi serve la chiave del primo piano. Ah. E niente. Sto esplorando, è una zona nuova e non la conosco. Quindi sono un po' in allerta. Solo che non devo fare troppo casino perché è notte. Ah, ok, devo aprire dall'altra parte. Clemence. Clemence. Clemenza. Giustamente non posso aprire manco di qua. Appunto. A posto. Andremo. Oh no, di nuovo questo. Bello! Almeno a me mi sta piacendo molto. Allora, questo era abbastanza fattibile come mini boss. Ormai l'avevo masterato, l'avevo incontrato già, ci ho farmato un po' presso su di lui, quindi sto tranquilla. Ma è veramente bello, sto ispirando un sacco di gente che non è avvezza ai Souls. Cioè, calcolando che questo è il mio, possiamo dire, secondo Souls. In realtà è il mio secondo Souls, perché comunque io ho giocato solamente Bloodborne e 10 anni fa ho giocato Dark Souls, però l'ho abbandonato veramente presto. E mi sta piacendo tanto, non pensavo di chiudermici così tanto. Oh, signor Clemence, la chiave del primo piano della galleria Lorenzini. Bene, bene. Kenna non l'ho giocato, però mi hanno detto che è molto carino. Infatti mi sa che lo recupero. Però non è solo PlayStation, beh. Mi pare che c'era un Souls che era solo PlayStation, ma non mi ricordo quale. A parte Bloodborne. A me non è troppo piaciuto Kenna. Lo vedrò. O se c'è pure su PC, magari lo dà Epic, che ne sai. Ho usato la chiave del primo piano. Io devo trovare il vino per la signora anziana che c'ha la tosse. Oh. Vieni, vieni. Oh, adesso però ci sono i strunzettis. Oh. Non mi piace tu, secondo me sei cattivo. Madonna, sei cattivo. Va giù che è un amore, però va. C'ho paura lo stesso. Va giù che è un amore. Non riesco a prenderlo. E dai. Ah, molto buccioso. Ci può stare allora? Ci può stare, magari lo provo. Oh, oh, oh. Questo
mi sposto. Perché ho fatto il fulminis? Oh no, la signora Zinna. Aspettare un attimo, eh. Ti butto questo. Oh oh. Oddio, che laggatone che mi ha fatto. Ok, di là non ci posso andare. Ah, ok, vabbè, ci può stare comunque. Ci può stare che sia... Oh. No, dov'è? La farfalla. No, che farfallo. Andà giro. No, no, non hai capito, bambino. Di un bambino. Aspettate, prima che vada avanti. Ciao randagino, come stai? Bambino bastardo. Quello è vero. Quello è vero, Mattia. Non è uno scherzo. Meno male, randagino. Io mi sto facendo una sessione piccolina di Lies of P, perché avevo sconfitto un boss off live. Ho detto però no, voglio continuare, però non lo posso fare anche quello off live, quindi ho preso, ho detto sì, faccio live. Sì. Ok, e questa è andata. In teoria mo devo trovare tutti gli altri nemici. Che bello, come sono contenta. Fuzzi! Sì, sì, assolutamente. Ho sconfitto il re dei burattini, Fuzzi. E quindi... Vabbè, sì, lo sai. E quindi ho detto, vabbè, se devo continuare lo faccio in live. Sì, ma io ho un sacco di punti. E quello è il fatto. Io sono una stronzetta. Oh, becca le gue... Ah. Poi ce n'è un altro. Se non mi ci metto vicino, forse non esplode, non cala. Mamma mia.
È veramente una droga, Fozzi. Quel bambino di merda. Oh, lo attira a modo mio. Ma che so scema? Oh, venite, venite. Non credo che ci siano altri bambini. Posso picchiarla? Sta farfalla di merda. Pietra lunare della mezzaluna, finalmente. Finalmente! Ciao, Fuyu! No, lei no. No, lei no. Lei no. Porco due! Boldo. Non gli posso fare. Non gli posso. E vabbè. Io direi di fare una cosa, ragazzi. C'ho 19.000 punti e di perderli così come gli stronzi, direi di no. Come stai, Fuyu? Allora. Facciamo una cosa. Andiamo all'hotel. Poi io sono stupida. Potrei mettere l'orologio, ma non lo faccio. Andiamo all'hotel. Vado a potenziare l'arma, visto che c'ho la mezzaluna. Ottimo. Io invece sono totalmente chiusa a questo. Ormai non gioco ad altro. Sono felice così. Matsu ha battuto la dama bianca off live. Però ha messo il video. Cioè metterà il video nel gruppo, se non l'ho già messo. A me piacciono comunque le missioni secondarie. A volte faccio più le secondarie che le primarie. Mi divertono di più. Poi non so te. Intanto vado a prendere voi i zecchini d'oro. Devo parlare un po' con tutti io, mi sa. Ah, che dolore. Stasera mi sono mangiata la pizza. Oggi ho fatto una prova. Pizza, patate, stracchino e pancetta. Non mi ha detto niente, raga. Non era niente di straordinario. Ah, sì, succede. Con Horizon, sì. Fammi potenziare la mia arma. E poi me ne serviranno due. Allora, io devo parlare forse con Benigni. Ah, I heard you defeated the King of Puppets. Amazing. Ah, the puppets appear lost without their leader. They have no purpose, no focus. Non mi piace sto accento. To think one can have so much control through ergo waves. If we don't determine who or what is causing it, this could all happen again tomorrow. I fear I must call upon you again, my friend. Please gather records of the puppets' ergo waves while you... Mizzica! Ma lo fanno i giochi, eh? Lo fanno. I always welcome friends. Visto che ci siamo... Metto quella di fuoco. No, comunque lo fanno, Fuyu. Bastardini assai. Vediamo un po'.
Sapete che c'è? Allora, dove vado io? Oh, è Polendina! C'è qualcosa che voglio dirti, burattino di Geppetto. Ti prego di venire nel giardino dell'hotel sulla strada per via l'esilio. Ma che cazzo? Antonia's condition is getting worse. I knew it would come to this. The petrification disease. Antonia sta morendo. Inside their own. Cioè, vabbè, lo sapevamo, però. We're all safe, thanks to her sacrifice. But I wish for a miracle to save everyone. Me as well. Perché pure te? I'll use my power to help you. Allora, io direi di mettere un punto su capacità. Perché mi serve di portarlo a 20, ragazzi. Devo essere leggera. Finalmente non sono più pesante. Finalmente posso usare il vigore in modo ottimale. Devo portarlo al 59% che si vede lassù. E adesso ho solamente 6.350 punti, che sono praticamente la metà dei punti che mi servono per avanzare di livello ancora. E noi non lo facciamo. Vediamo un po' com'è l'arma del burattino. Sì, ma infatti. Weapon calls for a great warrior. In ogni caso va a fancucciolo. Babba mia! Che bella! È una falce! Però forza motrice C. Tutti i livelli di abilità delle braccia a legione più uno. No. Me la vorrei prendere quell'arma lì, però so che con la mia build è inutile. Antonio è da giovane. Oh, è mezza. Oh, it's you. Come closer, won't you? Cazzo. When you reach a certain age, it's a comfort to reflect on old memories. Sì, sì, certo, Mattia. Of me when I was young. I was so feisty. No, io gli voglio bene, Antonia. I loved the world and the world loved me back. Loved me back. The passion of those days is long gone, but I still dream of those memories. I'm curious what your young eyes see. Is there any resemblance between me and that portrait? Do I still have to be? No. It seems Geppetto even taught you good manners. Vabbè, yes, comunque il viso è quello. Beautiful memories are still vivid in my mind. Time. Time and the memories that fill it are all we have. Il viso è quello. Some good memories of your own. L'ho vista da spettro la falce, Mattia. L'ergo sta sussurrando, quindi abbiamo fatto una decisione decisiva. Decisione decisiva. Una decisione importante. No, non mi va di dirgli le menzogne. Ciao Gianfranchino! Abbiamo fatto una decisione importante, comunque. Qual è la strada per via l'esilio? Devo parlare pure con Geppetto. Lo so, però non va bene con la mia build. Sta lì Polendina. Parliamo con Polendina, vediamo che cosa ci dice. Dice, ma hai rotto il cazzo? Welcome, good sir. At last we speak frankly instead of with professional reserve. Ciao Ali! To confess. Something involving your unique perspective. I am a puppet whose ego has awoken. I don't know exactly why, and we need not dwell on the details. Instead, I wish to dwell on the welfare of Lady Antonia. I adore Lady Antonia. It is a presumptuous feeling. Carino. To be sure,
I have no intention of putting myself forward, of course. However, I cannot watch her die. It's too... No, amore dolce, tu. Thus, I need your unique perspective. You exist somewhere between human and puppet. Can a puppet and a human fall in love? Have you ever met a puppet who loves a human? Sì. Mostro la fede nuziale. It exists indeed. Ecco che cosa serviva. Unbelievable love, to be sure. With a wedding ring as its symbol. I fear even trying to pursue such a splendid happiness. I have no intention of telling her, of course. It wouldn't be proper to burden someone so frail. If I may be frank, this is better than I dared hope. Even if you are telling me a sweet lie, I shall savor it. Thank you. It was wise to confide in you. Thank you for granting me that wisdom. Ma che carino! Ti voglio bene, Polendina, sei dolcissimo. No matter what fate brings us, I will be at Lady Antonia's side. Serving her is my duty. The very reason I was created. Welcome to Hotel Krat. Che mi dai? Un cazzo. Mi sa che più là riuscirò ad aumentargli l'inventario. Però che carino, ragazzi. Aspettare un attimo. Di qua, sì. Vado a prendere gli zecchini. Che carino. Mi ricorda molto Detroit Become Human, questa consapevolezza che c'hanno. Ciao Tigrat, come ti senti? Ho letto della notizia, mi dispiace tanto. Cerca di distrarti il più possibile. Un abbraccione. Lo so. Tigrottino, l'unica cosa che ti posso dire è di... fare qualcosa che ti tenga diciamo impegnato, però cerca di elaborare la cosa, fai un po' di introspezione, cerca di lavorarci su tutto quello che è successo. Fa male, però è il modo migliore per guarire prima, diciamo. No, gliela devo portare io. Ma! Ah, forse ho detto troppe bugie. Ciao, Lord! Lord, mi è cresciuto il nasino. Guarda. Mi è cresciuto il nasino. Vediamo se c'ho qualche quarzo. Succede a tutti. Bene, effetti. Aspetta un attimo. Ah, ok, anche se ho... Bello, anche se ho potenziato qualcosa qui sotto, posso andare avanti comunque con la fase 4. Mi piace. Comunque abbiamo scoperto che Polendina è innamorato di Antonia. È carinello. Ah, I'm glad you're here, my son. Have you seen that painting? Sì. I can't believe my eyes. It's almost as if something is growing out of the portrait. Eh. I remember commissioning that piece from an artist named... Dorian Gray. Like all artists, he was eccentric. He claimed that a painting could harbor a living soul. Dove il gatto? How can that happen? Just like the fairy tale. Forgive a foolish man his ramblings. Perhaps the seed of its growth was there all along. I know you're curious, so see for yourself. I have my work to keep me busy. Vorrei chiedere una cosa, però c'ho paura che è troppo spoiler. Siccome ho mentito durante il gioco, non vorrei che quello viene, diciamo, è correlato alle bugie che abbiamo detto. You don't remember much beyond Rosa Isabel Street, do you? Ah.
Ask me about areas you want to know about. Ah no, mi ha detto solamente questo. Non mi va di sapere notizie riguardo i quartieri. Ma no, dilla pure qui. Tanto ci siamo. È correlata alle mie bugie. Oh, deve crescere per forza. No, aspetta, sono appena cresciuto, cioè l'ho appena ritirato di tutte e 8, quindi no. Non mi serve di andare dagli zecchini. Mi sa che ho parlato con tutti, no? Forse ho parlato già con tutti. Gatto? Dov'è il gatto? Scusate, io devo cercare il gatto, gli devo fare una carezza. No. Su Telegram no, facciamolo qui. E poco scappa uno spoiler. Nel senso, se poco qualcuno mette un ditino sul tasto spoiler, si rovina la sorpresa. Raga, io mi sono persa il gatto comunque. Dov'è il gatto? Mi sono perso il micio. No, scrivilo qui. Era di qui. Boh, mi sono perso il gatto. Fa niente. Ci sarà la prossima volta. No, Mattia. Se le cose capitano per caso è un conto. Sarebbe buono che prima per cercare una cosa a momenti mi spoilero mezzo gioco. Ah, eccolo il gatto. Ciao gatto. Io ho letto che se lo petti abbastanza volte, cioè se provi a pettarlo, poi si farà pettare. Anche un'altra funzione, ok. No, quello non lo voglio sapere. Io volevo sapere se era correlata alle bugie. Aspetta però. Io mi sa che c'ho due cilindri. No, ce n'è uno. Quindi andiamo. È ora. Il problema è dove vado? Potenziato? Sì. Andiamo a vedere. Vero, ha funzionato pure col gatto di mia nonna sta cosa. Questo sembra un gattino un po' restio però. Ok, sono pronta. Andiamo a picchiarci male. Aspetta, stavo andando dalla parte sbagliata? Di qua. Il fatto è che devo andare avanti. Dai, vieni. Mi piacciono questi che corrono. Che te pareva? Non ci provare. Perché mamma sta parte? No, non mi mettere paura. Salve. Più che altro ho notato che dai bozzoli, quelli in alto, adesso ci sono i mostri che esplodono. Il che non è una cosa che mi piaccia molto, sai? Vieni, ti aspetto qui. Tanto la farfallina l'abbiamo presa. Sì. Mo arriva lui. Bello, bello. Vieni, bello, bello. Cocorinis. Bravo, bravo. Così.
Che pareva? Pietra lunare. Ho modificato l'arma, quindi facciamo più male. Oddio. Sai che devo andare di sotto, però non so sicura. Sai che devo andare di qua, beh? Eh sì. Sì, usa pure a me. Madonna, quella dorata, la farfalla dorata che ha la vita infinita. Di sopra non c'è più niente, torno solamente sopra, quindi vado di qua. La madonna. Salve, uomo dalle strane mutande. Ma quello è vino? È vino! Capito? Non si arrabbi con me. Scusi, non mi ricordavo come ucciderla. E vabbè. Lei mi sta facendo arrabbiare, eh? Volevo solamente capire. Volevo solamente capire come approcciarmici. È andata male. È andata male. È andata male. Devo andarci più cauta, più carina, più tranquilla. Quindi andiamo calmi. Io gliela direi alla mamma. Però mi sa che si offende. La bottiglia di fluido corporeo delle carcasse. Sono d'accordo. Ui. Oddio, non me l'aspettavo così vicino. Aspettavo di avere un attimino di calma, di pace. E vabbè, come meni. Oh, hai rotto il cazzo. E morì. No, mi sa che da qui mi faccio male, basta. Oh, hai rotto il cazzo, mostro. Ci vado più cauta, eh? Ok. Che cazzo sta? Non lo vedo. Oh! Grazie, Lord! Forse se lo targhetto è meglio, che dite? La mamma zoccola. Oh, cazzo. Non sto giocando male. Thank you.
capito, io sento un rumore e mi sono panicata. Grazie che mi liberi la via. Immagino che tu mi dai il vino, però. Faccio niente io a questo. Dai, mi sono castrata. Io lo potevo fare. Aspetta. Ah. Prima tesa. Grazie ragazzi, grazie del ride, scusate. Come sta andando? Ciao ragazzi, ciao Bucefalo, ciao Rimatesa, com'è andata la live? Che avete fatto di bello? Ciao Paccino, e te com'è andata la live? Eppure era... Ma che ve siete messi d'accordo? No! Aspettate un attimo! Madonna! Ve siete messi d'accordo? Per puro caso! Ma ciao ragazzi! Scusate, vi faccio il ride... il ride, certo! Vi faccio lo shotino subito! Aspettate un attimo! Che questo è arrabbiatissimo con me! Gli voglio fregare il vino e lui non è contento di ciò! Tarkov, ah, sei tornato alle origini. Ripetiamo insieme: disagio, 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 disagio. Chrono Trigger. Disagio. Come sta andando con The Division 2? Sai che stanno facendo il 3? Ragazzi, era molto cattivo lui. Molto cattivo. Buona cena allora. Ah, sta di sopra, ok. Buona cena allora. E di che Paccino? Grazie ragazzi, grazie a tutti e te. Sono arrivati questa raffica di raid tutti insieme in un momento poco comodo. Non c'è più vino, direi di no. Però alla signora anziana cosa gli porto? Dobbiamo cercare del vino nella galleria, no? Cosa gli porto? Alfa Romeo, grazie mille per il follow. Io sono infognatissima con l'SOP. Sono giorni che non gioco ad altro. Questa è una live tanto perché ho purtroppo fatto un boss cercando di fare solamente un tentativo off live. Mi è andato fin troppo bene quel tentativo e quindi niente, alla fine l'ho sconfitto, però volevo andare avanti, volevo vedere che cosa c'era dopo e quindi mi sono messa a fare live. Faccio un'oretta, due massimo. E fu così che fino alle 6 rimanemmo qua. Comunque davvero grazie mille ragazzi. Ma Lord, c'è un problema. Se non è qui il vino, dov'è? Dicono che questo è il vino di Briulio. Sopra. Ah, ok, sopra. Eccolo.
No, concerto della Carità Monad. Siete tutti invitati al concerto che si terrà presso la casa della Carità Monad. Preghiamo che il successo dell'apertura delle esposizioni, i bambini della casa di Carità Monad hanno un messaggio d'amore e di speranza per tutti voi. Non perdete l'occasione di assistere all'esibizione più innocente di tutta Krat. Detto così. Luogo Piazza Centrale Galleria Lorenzini con il patrocinio di signora Isabella e Sofia M. Sofia. Tutti i proventi dello spettacolo saranno destinati ai nostri vicini meno fortunati. E c'è Sofia di mezzo. E te Strunzettis. E non ci ha detto niente. No, aspetta, è qua? Non ho capito. Le passo mio marito. E quindi manco qui. Ok. Via. Ciao Mattia, buonanotte. Non ho capito. Dov'è sta bottiglia di vino? Cos'è quello? Che cos'è? Quello non mi pare un personaggino molto carino. Quello non mi pare molto amichevole, ma non lo so. Nel dubbio. Lo sapevo. Lì ci sono tante belle personcine, vedo che comunque c'è una bella festa. Che bella festa, che splendida festa. Ma ci deve andare per forza? Ma perché io eviterei? Siamo matti. Io scappo. Cioè, ma l'avete visto quanto è grosso? Ciao Ronin, buonanotte, grazie ancora per il ride. Sì che lo voglio finire il gioco. Ehi, un altro? No, raga, quelli sono grossi, sono due. Che te faccio io a te? Un biscotto? Cioè, te do un biscotto a te? No, guarda, guarda, io scherzavo, te lo giuro. Non c'ho intenzione. Ma c'hai i baffi? Cioè, c'hai i baffi sui capelli? Cioè, dov'è la faccia? No, non capisco. Mi scusi. Ma gli faccio un cazzo! Gli ho pizzicato il culo al massimo. Non mi pari tanto tranquillo tu! Guarda, finché rimane là lei mi sta simpatico. Poi gli faccio la stoccata e gli fa male? Gli ho punzecchiato la panciotta? Mena. Cazzo se mena. Però è lento. Si può fa. Oh, ti fai prendere per cortesia. Un colpetto, dico. Non mi fido. Calma la virtù dei forti. Mi scusi, eh. Vabbè, troppo lenta. E ok, e uno. Frammento di stella. Buonanotte, pacina. Come faccio io qui? Che
Che bella festa, che splendida festa. Na, 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 na. Io me ne vado. Io me ne vado. Na, 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 na. Me ne vado via da qui. No, non posso morire adesso. No! Oddio. Vai. Vieni. Ah, sei tu. Me la so rischiata tanto. Che brutti! Che brutti! Sono bruttissimi quelli. Vabbè, io quello l'ammazzo dopo, così nel dubbio. Tanto ho capito che se li ammazzo tutti non è che mi danno un premio, quindi. Oddio, mi sono messa paura della mia stessa. La mia stessa ombra. Apri. Dove siamo? Oh. Ok. Siamo qui. La cosa è comoda. Ok. Tu 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 ru ru. Vorrei che mo c'è qualcuno qui, eh? Guardalo! Allora, pochi cittadini di Kratt non sanno chi sia V. Sono io, il principe ereditario dell'alta società, l'uomo che ha ideato il grande patto dei burattini automatici e ha costruito la migliore azienda manifatturiera all'età di 18 anni. L'uomo sempre stravagante e impegnato a divertire la gente. V è l'uomo più odiato e amato di Kratt, ma la sua innocente passione emoziona persino i suoi avversari. Tuttavia, non sono ancora meno quelli che sono a conoscenza della tragedia che ha vissuto in gioventù. No, niente. La vera natura della morte dei genitori di V è stata insabbiata. Ufficialmente sono stati vittime di un omicidio durante una rapina. Anche se V ha vissuto una simile tragedia in gioventù, è cresciuto con una personalità allegra ed è diventata una persona conosciuta di cui tutti i genitori sarebbero orgogliosi. Tuttavia nessuno sa che V richiede segretamente l'anamnesi ogni anno e che la richiesta viene sempre negata. L'anamnesi? Sua? All'epoca questa tragedia era circondata da sospetti e si sa che ci sono state pressioni da parte dell'officina degli alchimisti nel corso delle indagini. L'ipotesi più interessante è che l'assassino non sia un essere umano. Se questo fosse vero, spiegherebbe l'officina i tentativi e sospetti degli alchimisti di coprirla. Spiegherebbe anche come mai V fosse ossessionato dalle invenzioni e dal successo fin dalla giovinezza. È qui che si trova la vera tragedia di Kratt. Neppure V, il più ricco e influente di tutta Kratt, può avvicinarsi al loro potere. D'altra parte, questo fatto include un'altra verità. Include un'altra verità. L'hai notato? La censura dello Stato mi impedisce di scriverla, ma come scrittore sono curioso di sapere se le persone sono pronte ad accettare la verità. La verità dell'assassino d'acciaio che cammina tra noi. Forse il nostro mondo a Kratt non è poi un posto così sicuro. Ok. Ma chi è sto V? Oh, il mercante. C'è il mercante. Salve, signor mercante. Oh, un passaggio sotterraneo. A lost visitor or a looter who's arrived too late? You look like a stalker. I figured you were all dead. No offense. Stalker, visitor, looter, I don't care. Just buy what you need and leave. Ma io ti porto i soldini, mi calmo, eh. Bella! Ma questa era la lama della pizza. È la lama della pizza, per tagliare la pizza. Aumenta la resistenza e malfunzionamento e scossa frattura. Comodo, ma no. No, non lo prenderò. Oh, salve. No, guardi, non c'ho intenzione di rompergli le scatole. Giuro.
Ciao. Volevo andare indietro a vedere se riuscivo a trovare quel cancello di prima che non potevo aprire. Eccolo là. Madonna, ci ha provato. Hai usato la chiave del passaggio sotterraneo della galleria? Qui sicuramente c'è qualcosa di buono. C'è una signora Zena lì. E qua come faccio? Oh! Qui mi sa che mi serve l'amuleto. Dai. Vabbè, vediamo un attimo cosa c'è qua sopra. Magari sblocca un'altra shortcut. Sì. Ci riporta all'inizio. Ci riporta all'inizio. Buono. Buono, buono. Abbiamo messo la shortcut, quindi GG. Lagga, no? Troppo grande come zona. Il più grande spettacolo del mondo sta arrivando a Kratt per farvi battere il cuore, gentili signori e signore. Vi presentiamo il grande espositore di Kratt, la città del domani, il centro della nuova era, macchine all'avanguardia, palloni aerostatici sparsi nel cielo. È uno spettacolo popolare che ha attraversato il grande deserto del sud fino all'estremo oriente. Non dimenticate l'essenza del burattino automatico, il centro della rinascita di Kratt. Il più grande spettacolo vi aspetta. Non perdete l'occasione di vedere quanto segue nella galleria della grande esposizione, burattini del futuro. Burattini multiuso, tram benigni, nuovi burattini maggiordomo, galleria delle esposizioni speciali, tesoro dall'estremo oriente. Se desiderate ammirare questi splendori, non mancate. Ok, ma a me mi serve il vino. Necessito del vino. Raga, ma dove sta sto vino? Notte bucefalo. Non lo so. Oh! Lì c'è qualcosa. No, raga, lì ce n'è uno grosso. Qua ci pistano come l'uva. Guarda chi è! Io nel dubbio. Un pagliaccio. Che cazzo. No, raga, non gli faccio niente. Niente. È Arlecchino. Come cazzo gli meno io a questo? Non gli ho fatto niente. Mi riprendo i miei PV. No, ma come?
cazzo faccio io? No. E come faccio io? Sto a livello 7. Mi sa che dovrò fare una cosa contro di lui. Che quello è un burattino. Oh, meno male, sono lì. Siamo matti. No, raga, no. Vabbè, però si incastra. Siamo matti. Mia, levati. Mia, levati. Dice, prima o poi te devi fermare. Bella Madonna. Che cazzo è questo? Che c'è, amore mio? Aspettate un attimo, la faccio uscire. Vuoi uscire? Brutta comunque. La vedo veramente brutta sta parte. Ah!
vedete? Solo che ci ho buscato tantissimo. Ah, ok. Forse è meglio che vada a mettere un punticino. Forse è meglio che vada a mettere un punticino prima che li perdo di nuovo. Ce l'abbiamo. Andiamo a mettere un punticino, va. Che bello sto posto. Immagino che lui mi dia il vino. Aspetta, sta sbagliando strada. Vino! Vostra maestà, non c'è più vino. Cosa? Cioè? Vai, riempilo. C'è Sofia che mi vuole parlare, perché sicuramente ho trovato quel file lì. Fofia. Fofia della mia. No. No. Non si fa. Non si dice. Ciao Sofia. Ciao Sofia. The portrait hanging in Geppetto's room. It looks very much like you. I sense something strange. Something like the changes you're going through. The sort of thing you'd read in a fairy tale. Go to Geppetto's room. You should see it for yourself. Ma l'ho visto. You're back. I was so worried when you marched off to fight the king. But this... it's a necklace from the Monad Charity House. They took care of orphans and impoverished children from across Kraat. Many of those children grew up at the Rose Estate and became alchemists, technicians, and stalkers. I hope the king didn't harm any of them. Or don't tell me. The king's ergo is actually... Are you okay? You look ill ever since I mentioned the necklace. My heavens, you look... Carlo. Ma chi è sto Carlo? Mi sono cresciuti i capelli. Perché c'ho i capelli lunghi? You're changing. You're becoming something more than a puppet. Almost. Norino! If this is what you want. Just keep behaving, keep feeling like a human does. You might just hold the true secret of Ergo. Norino, che drogata, no, che dici? I'll use my power to... Che dici? Ma te pare? Com'è andata? Ci siamo. Sono diventata adulta, sì. È andata bene? Si è bloccato tutto? No. non ce l'ho. Quindi niente. Andiamo a menare la gente. Come Ebola 3? Ebola 2? No, che peccato. Ma si blocca sempre nello stesso punto. Noi stiamo cercando di andare a picchiare qualcuno di veramente grosso e incazzato contro di me.
Però truce mala. Che senso ha questo gioco? Perché? Che senso dovrebbe avere? È una rivisitazione. Sei arrivato al boss della fabbrica. L'hai fatto fuoco? Appunto, è lui. Dico, lei l'hai battuto? Oddio, la signora Zinna, no. Ho sbagliato strada. Un gioco che comunque riprende molte meccaniche. Ah, vabbè, Norino, ti consiglio una cosa. Prendi l'arma che ti dà il mercante. Quello lì nella casetta. Sì, 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 è fuoco, è fuoco. Sì, esatto. Questa qua. Ma perché dovete fare i paragoni? Scusate, ma non potete godervi il gioco così com'è? La puttana è Mameta! Seminano tra di loro, che bello! Bravi, metatevi tra di voi. Oh cazzo, ho sbagliato. Oh. No, 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 no. Non mi fido. Lo sapevo che non mi dovevo fidare. Ah, cazzo, io ho fatto questo. Bravo, rompiervino. Vabbè, c'è la mamma Arlecchina tu, eh? Ma nel senso che è colorata. Nel senso che io volevo di niente di male a tua madre. Porco Giuda, porco Giuda. Non ce la faccio, raga. Non ce la faccio. E vabbè. C'ero quasi. Sono quasi. Ciao Bruno. Tipo. Oh, sì, è un mini boss.
Mi fa il culo quando mi spara le palle di fuoco. Lo devi schivare. Lì o corri e schivi. Io faccio tutto con la schivata, però non prende esempio da me, perché io mi sono incaponita e devo fare tutto con la schivata adesso. Cioè, non è che devo, io voglio fare tutto con la schivata. È diverso. Vabbè, Bruno, a te non piace. Ci può stare. A me fa impazzire. Sto gioco mi fa impazzire. Non lo so perché. Dai, Clarabella. No, lei no. E sbaglio sempre. Davvero? Mi sa che lo faccio, perché non mi piace sto Pinocchio imbellettato, sai? Fammi una cosa. Aspetta, vediamo quante ce n'ho prima. Ah, ecco che era quel cambiaforma. Sai che c'è però? Che quei mostriciattoli mi fanno comodo. Io pensavo che mi menassero a me, invece no, menano a lui. Ok. Vai, menate! Menate! Almeno dai a lui, per Diana! A me mi meni, cretina! Non vedi che stiamo dalla stessa parte a sto caso? Porco. Ah! Aspettate un attimo. Ciao ragazzi, scusate, eh? Vabbè. Ma levati questa animazione di merda! No, io sto sbagliando tutto comunque. La conosci la puttana di Mameta? Ciao, Doggett!
Scusate un attimo, ragazzi, mi leggo i capelli. C'ho caldo. No, raga, no. Non si può fare una cosa del genere. Cioè, le gosce! Le gosce, ciao, come stai? Ogni volta c'ho paura di pronunciarlo male, perdono. Ah, è dura questa di battaglia, ve lo dico. Ci staremo un po'. Tanto c'ho tempo fino alle 2. Ma io mi sa che ritorno al mio fedele spadone. Come è andata la live? Ok, sì, tranquillo. Che hanno fatto di bello? Io ogni volta ne esco devastata con il collo su sto gioco. Mi tira tutto. Allora, praticamente succede che noi siamo Pinocchio, giustamente, e c'è stata una frenesia, cioè c'è stato, aspetta un attimo, che io sto ancora a combattere con quello mentalmente, fermi, praticamente sono impazziti i burattini, tutti i burattini sono impazziti, hanno cominciato ad avere una sorta di consapevolezza, in più c'è stato un morbo, con una sola arma è meno peso e più stamina. Perché non ce l'ho? Io ho un'arma sola. Io ho il 56 di peso. E... Siphon Filter. Ah, io l'ho visto da Nora quello. Dicevo, in più c'è stato il morbo pietrificante, una malattia che ha portato appunto una sorta di morbo grigio per chi guarda GOT. C'è stato un problema. Un medico ha preso una medicina da un alchimista. L'ha seguita paro paro e ha creato una sorta di piaga, perché le persone inizialmente sembravano che stessero reagendo bene alla cura. Il problema è che poi sono diventate una sorta di zombie clicker, robe strane. No, una sola. Di zombie clicker, robe strane. E quindi abbiamo a che fare sia con i burattini che hanno questa sorta di frenesia, e siamo arrivati in un punto in cui la frenesia ha un determinato ruolo, diciamo. E in più abbiamo a che fare con questa sorta di piaga zombie che solamente gli alchimisti potrebbero mettere a posto. Il problema è che siamo ancora in alto mare e noi siamo sto povero ragazzino che sta diventando più umano che burattino, a seconda delle nostre scelte ovviamente, e dobbiamo, diciamo, andare a vedere per una cura tramite questi alchimisti. Però la strada è lunga e tortuosa, molto tortuosa. Ho paura, io non ci voglio andare. No! Indovina chi non ha messo la favola? Che non gli devi rompere coglioni. Ah! Non a me! Andate a menare l'amico vostro! Ma erano un buono. Ah! Puttanella! Ma gli menate pure voi, per favore! C'ho pure a che fa con questi, mo. Aspetta un attimo, Vabbè, hai rotto i coglioni.
forse devo variare qui, forse. No, però non mi dà modo di rialzarmi, dai. Ma io perché mi sto a portare st'arma se tanto alla fine sto a fare con quell'altra? Cioè, se tanto alla fine io sto a fare solamente col braccio. Ha rotto un cazzo. Ta, vieni pure tu. Yeah. Menamose. Pure io e te, dai. Tanto alla fine io sto a menacco quell'altra. Non cambia niente. E questa fa pure più male. Rispetto al danno, ma non rispetto al buff. Ma se gli metto... Dicevo, se gli metto il buff... Ha sbagliato. Aspetta un po'. Vabbè, ci andiamo dopo. Lo rifaccio alla prossima. Se non dovesse funzionare. Se non dovesse funzionare. Il che non funzionerà. Io già me lo sento. Rimaniamo fino alle 2. Su sta boss fight, guarda. Snape. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Quante ce n'ho? Facciamo, mettiamo un catalizzatore favola. E mettiamo anche questo. Veniamo io. Ah! C'era il muro di mezzo. Ci mancano queste. C'eravamo quasi. Io non l'ho invecchiato. C'eravamo quasi. Ce la possiamo fa. Basta che mi tengo l'arma mia. Affanculo quel bastone di merda. Se dici bugie invecchia. Quindi è capace che possiamo invece Pinocchio nonnino Geppetto. Ciao Monkey. E poi il nome di... Vedi che mi sbaglio sempre lì, eh? No, serio. Posso avere Pinocchio quarantenne. Pinocchio Daddy. Bello. Mi piace un Pinocchio Daddy. Quelli sono le mie... quello è il mio ergo. Ce ne sono tanti come lui, ma quello è il mio. E va bene. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa molto intelligente. Ok, già ce l'ho. Ma facciamo una cosa molto intelligente. Io me bomberei Geppetto se non fosse così tossico. Via. Ma
come mena, guardalo, eh. La puttana insolita. Basta. Oh. Nascondo qui, che me frega. No, c'è la mamma zozza. Mamma mia, se c'è la mamma zozzetta. Stronzo, stronzo. C'è fatto! Ah! Ma nel senso, non volevo essere così cattiva con il signor Arlecchino. Robina! Ciao Robina mia! Vediamo quest'amuleto del cacciatore. Che sofferenza! Non mi piace. No, non li voglio più, ergo. Magari quando farmo lo metto. Non l'ho usata per niente la spada. Ma sto vino, tanto per capisse dov'è. Sì sì, lo ringiovanisco, lo ringiovanisco. Manovella. E questo è il vino? Is it the old one? Venerable lady looking for some wine? You know, like the wine. Looking for some wine? Quello era Arlecchino, ragazzi, sì. Vieni. E la madò. Dai, dai. Pa! E pa! Vedi, doppietta. Quanto è bella st'arma. Cosa gli vuoi dire? Cosa gli vuoi dire? Gli dice, sei una bellissima arma e io ti bibi. E tu muori. Dove sto andando? Hello? Sì, tua. Is anyone there? La prima spada del gioco. And all stargazers in the vicinity. Please respond. Over. Prima di far qualsiasi cosa, io vado da vecchia. No, non sembra Venezia. Più che altro me lo sai che mi ricorda? Columbia di Bioshock Infinite. Vabbè, ragazzi, ho messo un quarto d'ora alla fine. 20 minuti, quarto d'ora. 25? Non ci ho fatto caso. Ci ho messo un po'. Ma non troppo. Che faticaccia, raga, che faticaccia. Cellula da lancio, mo te lancio io a te. Io ero convinta che fosse vicino al Red Lobster, poi la cantina dove stava il vino per la signora. Invece no. Ah, ok. Ma tu da dove salti fuori, signorino?
Posso capire lui che è sceso dalle scale. Cioè, salito dalle scale, non sceso. Valeria la logistica. Valeria la logistica. Calcolate che io sono stanca, è tutto il giorno che ci gioco poi, quindi... Even in the bottle, che mi dai? Shade of red. Oh, thank you, young one. Every step is a struggle when you have the petrification disease. Questa amichetta d'Antonia. This glimmer of happier days is priceless. Dammi. God, this be... Mi dà una manciata di caramelle Rossana. I can spare. Please, take it. Moneta commemorativa Venigne. Questa forse la devo da Pulcinella. Io la devo esplorare bene la galleria poi. Beh, per il momento mi rimetto questa, non si sa mai. Parla con Venigne. Ah no. Aspetta un attimo. Sì, devo parlare con Pulcinella. Da Firenze a Napoli. Ah, Madonna ragazzi, che fatica. Ah, mi ha mandato un messaggio. Ma adesso mi manda. Non la fa. Ok. Allora, signor Pulcinella, ho bisogno dei suoi servigi. At the house of Venigne, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished. Vabbè. Strike a light. You found a commemorative coin dating from the founding of the Venigne Foundation. The foundation is a sort of fan club, sir. A very limited number of these were minted for the original members. Well. Once Master Venigne established himself as the high society, his popularity skyrocketed, and his signature coat and glasses were mass-produced. This is one of the originals, however, from the limited run. Take care of it, won't you? You have restored Master Venigne's lost collection. You've earned this small token of appreciation, sir. Thank you. La Pulcinella. Nephew Gamex. Ciao, benvenuto. Potrei usarlo per il bastone, ma forse è meglio che me la tengo. Prima di fare una cosa, io devo fare... Ho visto, mi sono spoilerata una robina. Sono spoilerata una roba. Devo vedere. Ciao, Nephew. Spero di averlo detto bene. Benvenuto. Me la sono scordata. Vabbè, mo ci andiamo. Devo prima fare un controllo. Sì, mi sta piacendo un botto. Tu ci stai giocando? Oh, ecco, un altro infognato insieme a noi. Tu che build hai scelto? Vabbè, ho sbagliato, non dovevo scendere qui, però ok. Guarda come li one shottolo! Non li one shotto. Ho sbagliato. Sono stata avida. Gigi. Quindi hai scelto forza come build iniziale. Alla palude, quindi qui. Alla palude. No, aspetta, non è questa la palude. Quindi si è più avanti. No. Ho sbagliato. Non era qui ancora. Quale boss? Il fatto è che ce ne stanno tanti. Io pensavo che non si arriva più.
Lord, te la posso chiedere una cosa? Visto che ci siamo? Non rispondere direttamente con se su cosa succede. Però sto coso a te si è sbloccato poi? Sto Stargazer spento. Sì? Ok. Mi basta sapere questo. Ma perché lo vedevo lì? Infatti non capivo. C'è sto Stargazer. Andiamo con Benigni, va. Can you hear me, really? Evviva, it actually worked! Evviva! To be how the King of Puppets did it. How he called the puppets and controlled them. I can't believe you can transmit your voice through ergo waves. What a brilliant discovery! And you'll never believe what signal I've picked up over the ergo. A cry for help from the Grand Exhibition. Somehow someone survived. I'm suspicious too, but you have to investigate. What if it's some trapped innocent? Posso dire che mi sta tanto sui coglioni il signor Benigni? Perché c'ha quell'accento brutto. È una cosa che non riesco a superare, ragazzi. Mi dà proprio fastidio quell'accento. Ah, it's really happening. Ah, mamma mia, mandalino. Ah, odioso. Meno male, qualcuno che mi dà ragione. Tutti che dicono, no, è simpatico. Che tutti, molti parlano così. No, mi dà fastidio. Sembra proprio una caricatura dell'italiano, ma di quella brutta, non quella simpatica. Mi dà fastidio poi, dice, ah, it's really happening. Allora, it's actually. Dai. Ma il boss della palude. Mi sa che non è dove. Aspetta, qual è il boss della palude? Forse ho capito. Forse. Vado a cambiare l'aspetto prima che me lo dimentico di nuovo. Sì. Ma mi dà fastidio. Cioè, è proprio marcato male. Ma nessuno parla così. Ok, ok. Ma che è davvero ancora inizio gioco, no? Scherziamo. Io mi rimetto da pupattola. Non li voglio i capelli lunghi. Mi piacciono i capelli corti. Oh, preferisco. Preferisco. Anche perché se lo vede Matsu, poi ho paura che dice, ah, allora tu mi volevi spoilerare cosa? No. Rompi scatole, Matsu. Tanto non la guardi sta live. È un rompipalle. Boh, va a finire. Sono a metà gioco, che bello. Quindi c'è ancora tanto da fare, sono contenta. 43 volte, vabbè, ci sta. Per sapere, tu sei al tuo primo Souls oppure già hai giocato a qualche Souls? Per esempio questo è il mio secondo. Ma lì c'è qualcosa. Quello è mio! Frammento di ergo vivido. No, aspetta, però voglio andare giù. Ah, ok, ok. Io ho giocato solamente a Bloodborne, un pochino di Dark Souls, diciamo. Non lo considero, diciamo, un Souls completo che ho giocato, diciamo. Ho giocato 10 anni fa Dark Souls, quindi. E ho ricominciato il genere un paio di mesi fa, quindi. Lo trovo molto, molto bello questo gioco. Ah. Dai. Vieni a litiga. Bravo. Bloodborne è molto bello. Mi dà molte vibes di Bloodborne questo. Incluso Sekiro, vabbè.
Senti come flex, senti come sbatte il pipo sul tavolo. E io sono alla galleria Lorenzini. Sto girottolando in cerca di robe interessanti. No, non lo posso fare, ok. Perfetto. Io devo stare pure attenta che c'ho 10.000 e passa robe. Il 3 Bloodborne, mi ricordo che avevo iniziato con Bloodborne, non mi ricordavo come equipaggiare l'arma e mi divertivo a scollacciare i lupi, ma no, inizio game. No! Poveri lupi! Ok. Infatti dicevo, ancora all'inizio più o meno, ma com'è possibile? Cioè abbiamo giocato tanto, io sto tipo 30 ore di gameplay. Signora! Signora, non si struggi! Dai. Lì ci devo. Oddio. Lì ci devo andare per forza con la moneta della corruzione che devo andare a comprare, ragazzi. Sì, lo devo comprare. Qua sotto ci deve essere qualcosa di buono comunque, qualcosa di utile. Uè, signora Zin! Salve! Non mi ricordo manco dov'è il tipo. Da qui ci sono passata? Sì. Ragazzi, io non mi ricordo dove è il mercante, però. Tipo in una piazzetta. Aspetta, il mercante sta di qua. Ci credo. È stato pure... Allora, se posso, è stato complicato più del vescovo? Perché non c'ho voglia di riga. Non con lui almeno. Ah, vabbè, ci sta. GG. Il vescovo non è facile, eh. Volte. Vedremo. Io vedrò. Il mercante era qua, perfetto. Tell me what you need. Visto il tagliapizza, Lord. Quale trucco? Quello delle gambe. Stavo spostando, sono un idiota. È certo che apprendo. Una tecnica, una